ieri mi sono visto un bel pezzo a Dritto e Rovescio e mi fa piacere che anche il direttore Mario Giordano la veda come la vedo io. Sulla legittima difesa, se tu entri in casa mia, se tu entri nel mio negozio, se tu entri nel mio ufficio non invitato, chi infrange la legge sei tu. Non debbo essere io l'imputato. Io lo dissi a Salvini, quella legge è fatta male, doveva essere di un solo articolo. Come nel calcio, il primo che commette fallo viene sanzionato, quello che succede poi, si parte dal calcio di punizione per la prima infrazione, deve essere anche nel diritto. Non è che tu entri magari armato nel mio negozio, io ti sparo e il magistrato indaga su di me. Il magistrato deve aprire un'indagine, ma l'imputato non debbo essere io. Tutto al più posso essere audito come persona informata dei fatti. E invece sentite qua sti campioni della sinistra come se ne sono usciti. Ma voleva rispondere a quel che aveva detto Giordano su a proposito della legittima difesa. Cioè, in sostanza, Giordano diceva, per chi non c'era, se te entri in un posto, il problema è tuo, nel senso che è un incidente sul lavoro. Diceva Caprarica, sì, d'accordo, però c'è l'obbligo di aprire un'inchiesta, c'è un morto, è un morto e quindi bisogna aprire l'inchiesta. Dice Giordano, sì, l'inchiesta sì, ma l'inchiesta deve riguardare il ladro e non colui che è stato aggredito. I brandi. No, Giordano praticamente dice che bisogna ammazzare tutti i ladri. Che pezzo di merda! Agiti le persone. Ma chi agito le persone? Cioè in testa. Agito, sono i ladri che agitano. I ladri sono tutti delle persone irrecuperabili. Detto questo, volevo fare l'esempio della rapina che è avvenuta prima. Andate a rapinare a casa di Librandi, andate lisci. Pulsante per il ponte radio e chiamava i carabinieri. Sì, il ponte radio. Chiamava i carabinieri e poi magari gli menavano pure i carabinieri. I carabinieri erano a un chilometro. A un chilometro, informati. Che c'è, Paolo? Che c'è? No, c'è scusa, allora, esce. Scusa, io veramente posso finire? No. La meglio sinistra. No, ma fammelo finire. Si può parlare di una tragedia facendo queste sceneggiate. Ma ti devi vergognare. Ma stiamo parlando di una tragedia. Di una tragedia. E tu vai avanti. Paolo. Ci penso io. Paolo. Per favore. L'unica tragedia. La meglio sinistra per la delinquenza. Ecco perché vengono tutti qui. Trovano sti soggetti, trovano. E sono i carabinieri che ci devono. L'offesa, intervenire. Uno che deve schiacciare il pulsante. Offesa è trattare l'argomento. Adesso questa drammaticità in questo modo. Buffoni. Adesso è diventato un problema il dono, il regalo. E che peschetti, sì, è un problema, perché io ho ascoltato i signori il problema sono i e ho provato empatia per loro, per il loro dramma, per la e loro tragedia, e mi rifiuto di pensare che un dramma così si possa trattare in una maniera così ridicola. Andate a rubare a casa di Vauro, che spinge il pulsante. Un attimo. Vabbè, oh, aspetta.
Zingaretti, parli solo tu. Schiacciare il pulsante, il pulsantino. Fai finire, fate finire il brano. Quello che vuoi tu. Come fai a dire che loro? Come fai a dire basta schiacciare il pulsante? Ascolta, bisogna avvisare le forze dell'ordine. Loro adesso c'hanno un sacco di problemi. Arrivano 30 un sacco di problemi. Se voi continuate a dire di sparare. Ascolta. Votate Librandi. Italia Viva! Un capito? Anche no. Tu schiacci un pulsante, dopo tre minuti sono... Allora, buono, va. No, ascolta, poi fermi tutti, fermi tutti! La signora ha detto che si aspettava clemenza dal giudice. No, schiaccio un pulsante! Allora, pulsante! Cos'è il pulsante? Un attimo! Pulsante elettronico! Mi scusate un attimo! Mario, basta! Ma che levo la parola, dai! Un attimo! Allora, se si ragiona bene, bene. Ok? Poi se uno porta il regalo, cioè, non mi sembra che ci sia da morire su questa roba. No, è una sceneggiata orrenda, va bene? Oh, Paolo. No, è una sceneggiata orrenda! Paolo. Ti sta parlando di tragedie umane! Sì! Di vittime, di morti, di morti, di vota e fai votare Vauro. Però mi rifiuto di fare la parola, abbiamo capito. Vediamo di nuovo. Vota Librandi, Italia Viva. Non conta nulla. Capito? Si può scrivere tutto. È offensivo anche Mario. Oh!